Perfetto. Buongiorno, buongiorno, questa è la settima commissione consiliare, la seduta di oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Chiedo ai signori consiglieri di attestare la propria presenza, il consenso alla videoregistrazione e anche al comandante della Polizia Municipale, dottore Messina. Buongiorno, Arcoleo, presente a consento. Buongiorno, Tivuccio presente e consento. Buongiorno, volante presente a consento. Buongiorno, anch'io Susino, presente a consento. Buongiorno. Buongiorno, Russa presente a consento, mi scusi, comandante. Prego. Prego, comandante. Buongiorno, Messina a consento. Constatata la presenza del numero legale, dichiariamo aperta la seduta. Ringraziamo il comandante della Polizia Municipale, dottore Messina. E andiamo subito alla discussione dell'ordine del giorno, chiedendo al comandante se ci può fare una sintesi rispetto alle azioni che sono state messe in campo e naturalmente ai ritorni rispetto alle nuove ordinanze che riguardano le restrizioni di alcuni quartieri della città e la discussissima, diciamo, parte legata anche alla vendita degli alcolici Sì, post-18. allora Lascio la parola. andiamo per gradi. Nell'ultimo recente, se fate riferimento agli articoli di giornale che hanno come dire, pubblicato la chiusura di un supermercato, ma non solo del supermercato, ma anche di due pub, uno in via Chiavettieri e uno in via La Loggia. Sono stati chiusi quindi in esecuzione dell'ordinanza del numero 25 del 10 marzo del 2000, del 2021. In buona sostanza, nell'ordinanza viene detto che dopo le 18 è vietata la vendita di alcolici. Questa ordinanza, devo dirvi, è stata anche immediatamente impugnata al TAR, però testualmente il TAR respinge l'istanza di sospensione in quanto ritiene che nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto della pandemia ha una sua logica. Quindi, in definitiva, noi comunque operiamo secondo il principio del dogma. Fatemi passare questo termine. Le leggi civili, le leggi penali, le ordinanze devono essere rispettate da parte degli organi di polizia e devono essere rispettate senza che debba masticarsi, così come è il dogma. Quindi noi applichiamo le norme e da quelle poi possono scaturire ricorsi, opposizioni, ma le norme vanno applicate. Per quanto riguarda i mercatini rionali, che sono quelli esattamente dell'Arenella, quello di Sferacavallo, quello dello Zen, e quello dello Jung, esattamente, questi sono stati posti in divieto a seguito di una segnalazione, mi viene riportato, mi viene detto da parte del commissario Covid, che ha rilevato, dico la prendo per informazione, perché ha rilevato che in quei quartieri c'è stata una impennata dei contatti. Noi li presidiamo e li continueremo a presidiare fin tanto che vige l'ordinanza, che scade oggi, tra l'altro. Capito. Vabbè, quindi di fatto scade oggi, quindi non si sa se va in non c'è Questo un non lo non sappiamo. abbiamo ancora una Se dovesse essere rinnovata, come pare che sia, da informazioni che ci arrivano, è chiaro che continueremo ad applicarla. Perfetto. Ah, quindi di fatto l'impugnativa che avevano fatto alcuni commercianti è stata respinta perché Sì, comunque è stata. esattamente. Esattamente. Presidente, quando possibile poi le chiedo la parola. Perché dice così esattamente. Continui, comandante, e Cioè, poi una prego cosa, dice la così, guardi, parola. considerato che nel necessario contemperamento degli interessi contrapposti ad una valutazione propria della presente fase, l'ordinanza impugnata non appare né irragionevole né sproporzionata, in quanto utilmente diretta a contenere le occasioni di assembramento idonee ad agevolare la diffusione del virus che ha determinato l'attuale crisi sanitaria attraverso un sacrificio contenuto delle attività di commercio.
respinge pertanto l'istanza in esame di adozione delle misure cautelari monocratiche e fissa la trattazione collegiale in Camera di Consiglio il 9 aprile 2021. Allora, prima di dare la parola alla collega Fiuccio, tenevo solo a precisare una cosa, che naturalmente il comandante applica delle ordinanze che gli vengono mandate e firmate dal sindaco, quindi noi l'abbiamo invitato oggi per darci spiegazioni, diciamo, rispetto a quelle che sono le attività nel territorio in funzione delle ordinanze, quindi lo dico prima che poi avviamo l'interlocuzione, giusto? Prego, collega Fiuccio. Presidente, grazie per la premessa che condivido completamente. Grazie al comandante sempre per la sua cortesia e gentilezza nel rispondere ai nostri quesiti o aiutarci a dirimere problematiche che a volte, diciamo, grazie, diciamo, per via dell'interfaccia con la collettività, non sempre sono semplici da gestire, come in questo caso. Io comprendo benissimo la logica dell'ordinanza, che nella sua, diciamo, ratio vuole sicuramente tutelare l'interesse della collettività in ambito sanitario. Chi in questo momento diciamo non tiene conto di questo aspetto sicuramente non fa bene all'intera collettività, quindi credo che sia assolutamente fondamentale tutelare la salute di tutti i cittadini. Premesso questo, però, e questo è il motivo per cui ho chiesto al Presidente di convocarla oggi, è premesso che comprendo che la logica di questa ordinanza è quella di evitare gli assembramenti e creare le migliori condizioni affinché non ci siano pericoli per la salute pubblica, come la sensazione che l'ordinanza sia un po' sovradimensionata, però chiaramente questa è una sensazione che riporto un po' dalla cittadinanza e da coloro che la vivono direttamente, che sono i commercianti, sia per quanto riguarda la parte dei mercati che per quanto riguarda la parte della somministrazione di alcolici, soprattutto nel caso, diciamo, della sanzione che è stata comminata ad un supermercato e al cliente di questo supermercato nell'occasione in cui, facendo la spesa, seppur dopo le 18, nell'ambito di un pacchetto complessivo acquistava anche una bottiglia di alcolici. È chiaro ed evidente che la logica non era quella di consumare la bottiglia di vino o di birra o di quello che fosse davanti al supermercato, ma sicuramente la logica era quella poi di bere una bottiglia di vino in casa propria, magari gustando un'ottima pietanza tra le nostre eccellenze siciliane. Detto questo, quello che mi sono posta, e in questo chiedo la sua collaborazione, sono sicura che in questo non mancherà, diciamo, l'interrogativo legato all'opportunità o meno di stabilire delle linee guida operative che consentano una migliore interpretazione di questa ordinanza, che a mio avviso nasce appunto nella logica di tutelare, e penso anche da parte dell'amministrazione, l'intera collettività, ma deve essere applicata secondo il buon senso, che sicuramente non manca alle nostre forze dell'ordine locali, ovviamente. Per questo io credo che la sua sapiente guida potrà, diciamo, trovare anche delle soluzioni operative per fare in modo che si possano trovare appunto delle strategie condivise per fare in modo che venga rispettata non soltanto l'ordinanza nella sua parte più burocratica, come giusto che sia, ma anche quello che era la logica con cui questa ordinanza è stata pensata, e magari, diciamo, nella traduzione burocratica diciamo alcuni passaggi risultano eccessivamente legnosi, ecco, per cui penso che un'interpretazione, diciamo, operativa potrebbe restituire e amplificare anche il senso di questa ordinanza. E questo, diciamo, mi riferisco alla questione della somministrazione, della vendita degli alcolici. In particolare, credo che l'interpretazione corretta forse sarebbe quella che prevede che è giusto non vendere alcolici davanti ai locali, all'interno dei locali, perché probabilmente davanti a quegli stessi si possono creare assembramenti, ma non mi pare altrettanto coerente non venderli all'interno di un supermercato, soprattutto se legati a un contesto di spesa familiare, sostanzialmente, perché è chiaro che l'obiettivo è diverso del cliente che sta acquistando. Quindi questa, diciamo, se è possibile trovare una chiave di lettura che risponda a questa esigenza. L'altro invece è il tema dei mercati. Devo dire che da notizie di stampa mi sembra di aver letto che l'ordinanza è sicuramente abbastanza certa per quanto riguarda la questione degli alcolici, meno certa per quanto riguarda la questione dei mercati, però sono solo notizie di stampa, magari lei ci può dare qualche ulteriore informazione. Le aggiungo, giusto per condividere le mie sensazioni, le mie perplessità, che
anche da una visita che mi è capitato di fare in uno dei mercati rionali lo scorso sabato, ho trovato, io devo dire, una grande attenzione da parte dei cosiddetti mercatari, degli operatori dei mercati, al rispetto delle norme Covid. Ho trovato una grande attenzione da parte di tutti gli utenti nel gestire, insomma, la loro passeggiata, diciamo, in quel mercato. E credo che non ci siano, come dire, operatori dei mercati di serie A e operatori dei mercati di serie B, anche perché sostanzialmente sono quasi sempre gli stessi, ritengo. Quindi non capisco perché chiudere solo quelli della settima circoscrizione e lasciare aperti gli altri, come se l'utente della settima circoscrizione non potesse poi migrare in altre circoscrizioni per frequentare gli altri mercati. Sinceramente mi è un po' oscuro questo meccanismo, come mi è oscuro il motivo per cui lo stesso operatore del mercato può montare la sua bancarella al mercatino della terza circoscrizione, ma non può farlo in quello della settima. È come se si volesse mettere un'etichetta di portatori di virus ad una categoria, così come, per la stessa ragione, non mi è chiaro perché chiudere i mercati, ma non chiudere, per esempio, i centri commerciali, piuttosto che altri luoghi di aggregazione dove è altrettanto difficile controllare, verificare, contingentare, evitare gli assembramenti, che chiaramente insistono nella settima circoscrizione. Ce n'è uno molto famoso, non voglio fare il suo nome, ma c'è un centro commerciale enorme proprio nella settima circoscrizione che è regolarmente aperto, nonostante l'ordinanza, perché l'ordinanza giustamente fa capo ai mercati. Ora, anche in questo, io so che lei è sempre molto attento e molto sensibile in questo, diciamo, e volendo pensare ad una diciamo, diversa diciamo, proroga magari di questa ordinanza, diciamo, immaginerei più un'apertura con un'attenzione particolare da parte della Polizia Municipale che non una chiusura tout court. E questo magari, insomma, ci può dire lei magari quali possono essere i meccanismi che possiamo mettere in campo per consentire diciamo, anche l'apertura dei mercati nella settima circoscrizione, ma con tutte, diciamo, le garanzie e i controlli che la Polizia Municipale sono sicura che potrà garantire. No, se posso intervenire. Prego, comandante. Sì, scusatemi, dico, il concetto di interpretazione, al di là dei tre criteri di interpretazione di una norma, qua è interpretazione autentica, vale a dire è un'interpretazione legata al fatto che dalle 18 gli esercizi commerciali non possono commercializzare prodotti alcolici, sia birra, sia vino, sia non so quale altro prodotto alcolico. Quindi quale interpretazione dovrebbe esserci? Un'interpretazione determinerebbe una violazione dell'ordinanza e una responsabilità per omissione da parte di chi interpreta in maniera diversa quello che è il provvedimento dell'ordinanza. Quindi non ritengo che ci si possa essere alla buona l'applicazione dell'ordinanza. Un'ordinanza si applica o non si applica? Questo è il mio modo di vedere come dire, le cose. Per quanto riguarda poi i mercati rionali... No, per il curioso, vorrei... se a questo punto ho terminato, diciamo, giusto per chiarire la mia posizione, la richiesta non è di una interpretazione alla buona, come lei ha tradotto. Mi dispiace che forse sono stata poco chiara, anzi sicuramente... Allora, non ho capito io. non giochiamo su chi è stato poco chiaro, chi non ha capito, è lo stesso, mi spiego nuovamente. Diciamo, l'idea potrebbe essere quella di un'applicazione secondo delle linee guida che consenta di diciamo, comprendere la logica di questa ordinanza, che non può essere quella che, diciamo, prendo, diciamo, l'ultima parte del ragionamento che lei ha fatto. Se la risposta è l'ordinanza va fatta ex novo, è chiaro che l'argomento si sposta sul piano dell'amministrazione, del sindaco in questo caso. Ma speravo che ci potesse essere un'altra risposta, che era quella di stabilire delle linee guida che consentissero agli operatori della Polizia Municipale di non sanzionare colui che sta semplicemente facendo degli acquisti all'interno di un contesto più ampio rispetto a quello che diciamo, effettivamente invece sta soltanto acquistando gli alcolici pensando di consumarli in maniera immediatamente successiva. Ma mi pare di capire che la sua posizione è che serve un'altra ordinanza diversa da questa.
non si applicano le linee guida, consigliere, si applica l'ordinanza. Chiaro. L'ordinanza le dice non si possono vendere, lei sanziona chi acquista e chi vende. Esattamente. Per quindi riguarda... lei mi dice l'ordinanza che, secondo il mio punto di vista, diciamo, non sbagliata, perché non mi permetterei mai, ma non interpreta, a mio avviso, a mio giudizio, quella che dovrebbe essere la logica che risponde ad una tutela della salute. No, io vorrei soltanto attenzionare su una valutazione fatta dall'organo collegiale del TAR che dice non è irragionevole né sproporzionata. Cioè, sono autorevoli soggetti che hanno valutato un'ordinanza ritenendola non irragionevole né sproporzionata. Passando poi sulla questione dei mercati rionali, dico, i mercati rionali, questi qua sono vietati e quindi non vanno, come dire, non vengono autorizzati, né tantomeno, noi infatti presidiamo quelle aree proprio per non fare montare gli operatori commerciali. Ma questo non lo so, poi le valutazioni politiche e quelle le dovete fare voi. Noi siamo soltanto deputati a fare rispettare. Qui invece mi ponevo, comandante, mi scusi se le interrompo, più in un'ottica propositiva rispetto al fatto che l'ordinanza sostanzialmente scade oggi, non è ancora stata prorogata. No, è stata prorogata al 5, mi è arrivata adesso l'informazione. Anche quella dei mercati? 5 aprile. Anche quella dei mercati? Tutta, credo di sì. Ah, tutta. No, perché io ho detto dalla stampa che sicuramente si andava verso la proroga legata alla vendita degli alcolici, ma ancora tra l'altro poi si innesta la zona rossa e per cui come dire, interviene il DPCM è nuovo questo. E qui le devo dire la verità, pensavo più magari ad una, diciamo, a delle proposte che nell'ottica di una non proroga totale della, dell'ordinanza, ma mi pare di capire che è già stata prorogata, ce lo dice adesso magari in diretta, in una logica propositiva. Allora, nella, scusate, mi interrompo, perché leggo in diretta quello che è il comunicato stampa del Comune. Allora, fino al 24 marzo, i mercati rionali settimanali di Arenella, Zen, Partanna Mondello, Don Orione e Sfera Cavallo. Questi sono sospesi fino al 24 marzo. Ok. La vendita di alcolici fino al 5 aprile? Fino al 5 aprile. Ah, quindi c'è comunque questa diversità. Vede, poi il fatto della vendita di alcolici, c'è un problema importante che secondo me è, perché le persone comprano l'alcol e lo consumano nelle piazze. In definitiva, questo modo di bloccare la vendita degli alcolici, poi alla fine, non è, perché se devi comprare l'alcol lo puoi comprare prima delle 18 e te lo porti a casa. Quindi hai il tempo di farti la spesa e di portarti le cose a casa. Quindi da qualunque lato noi muoviamo il ragionamento, ci sono dei punti a favore e dei punti non a favore. Il problema è uno soltanto, dobbiamo contrastare con tutti i modi possibili, legittimi e legali, quello che è il malcostume da parte di un'utenza cittadina, viva Dio, non tutta, ma gran parte, che invece in barba a tutte le regole, cos'è meglio, fare la multa o meglio evitare di vendere? Perché poi se fai la multa dici, ah, ma allora fate le multe, fate cassa, come qualcuno mi ha detto. No, noi non facciamo cassa, noi applichiamo le norme e quelle sono. Comandante, io parto sempre dal presupposto che paragonare una cosa negativa a una meno negativa non la fa diventare positiva. Quindi è chiaro che se lei fa un paragone tra due cose sbagliate, sono entrambe sbagliate, non sono paragonabili. Comunque, ma non ce la facciamo andare a considerazioni. Nella condizione, io volevo fare solo una premessa, poi se ci sono anche colleghi che vogliono intervenire, però io dico, lo avevo detto già nella scorsa seduta di commissione, allora, qui c'è la condizione, bisogna sicuramente combattere ancora un virus che nello scenario collettivo sta creando tantissimi problemi a tutti nel mondo. Quindi se noi limitiamo il consumo, la vendita dell'alcol dopo le 18, io credo che non è che stiamo proibendo nulla, perché comunque le persone entro le 18 possono andarla a comprare. Per quanto riguarda i mercatini che abbiamo appreso in diretta verranno sospesi fino al 24. È chiaro che non è legato al mercataro di serie A o di serie B,
ma è legato a provare a educare una fascia di popolazione che in questo momento ancora non ha compreso bene che stiamo lottando contro un virus che poi provoca dei morti nei quartieri anche di età giovane. Quindi probabilmente ci dobbiamo rendere conto che quello che abbiamo messo in campo non è bastato per convincere e far capire alle persone che devono stare attente. E quindi si sta provando a dare un'indicazione per quartieri. E vi dico, io sono uno di quelli che ha chiesto questa restrizione per alcuni quartieri perché pensavo che ancora la gente non avesse compreso, perché io passando dalla strada vedevo quelli che parlavano senza mascherina, tranquilli, e poi la sera a casa c'erano problemi. Quindi la condizione diventa, secondo me, solo educativa. Cioè, noi sospendiamo per educare, per far capire che c'è la necessità di tenere per qualche giorno queste cose, in modo tale che le persone riescano a comprendere che c'è veramente un reale pericolo di intasare gli ospedali, di creare problemi alle famiglie, ai nonni, a tutto quello che è il sistema scolastico. Quindi noi dobbiamo invece, secondo me, con le giuste considerazioni, provare a far capire alla gente, alla collettività, quello che noi stiamo provando a fare, che è solo non punitivo, ma educativo. Io sono d'accordo su questo. Ci sono interventi dei colleghi? Io voglio sì, Presidente. Una riflessione sui mercati rionali. Dico, è dal 1982, che c'è stata una proliferazione dall'82 al 2021 di mercati rionali. I mercati rionali vanno messi in aree ben definite, così come avviene nel nord Italia. Ci sono i mercati pubblici. Probabilmente se avessimo dei mercati rionali modello nord Italia, dove si entra, dove c'è quello che ti misura, dove c'è quello che ti prende la misurazione della temperatura, le cose, probabilmente non arriveremo. Ma siccome i mercati del sud Italia sono tutti i mercati che si diramano nelle sedi stradali, dico, stiamo parlando dal 1980, siamo arrivati al 2021, ci sono 25 mercati rionali in città e noi non ci sono tutte le forze per poterli controllare tutti, perché noi siamo sotto organico di 1000 unità. I concorsi sono fermi dal 1990. Solo questo, consigliera Figuccia, lei che parlava di polizia municipale. Sì, lo so, purtroppo, comandante, sono consapevole. Voglio dire, no, io sto parlando perché ho detto dal 1990. Le risorse, devo dire, perché dal 1980 ad oggi si sono alternate varie compagnie. Varie forze politiche, è un po' colpa di tutti, vabbè, Orlando è trasversale a tutti, il nostro caro sindaco, perché ha attraversato tutte le generazioni. Ad ogni modo, comunque, comprendo veramente, sinceramente, lo sforzo che la Polizia Municipale, da lei, diciamo, coordinata, compie ogni giorno. Ne sono consapevole e lo apprezzo davvero tanto. Devo dirle che la logica con la quale, infatti, diciamo, ho chiesto al Presidente di la oggi è davvero propositiva, perché al di là degli schieramenti, al di là della politica che tante volte fa un po' le bizze, credo che questo sia un momento, diciamo, in cui mettere in cantina tutti gli schieramenti e invece percorrere una strada che vada verso il bene comune. Bene comune che da una parte è la tutela della salute di tutti i cittadini in primis, veramente a questo va soprattutto, però senza dimenticare le istanze anche dell'economia. Questo lo dico, è un ragionamento che fatto anche su scala nazionale e non posso non farlo, diciamo, nel nostro territorio, soprattutto quando, come in questo caso, devo dire, questa ordinanza, sinceramente io la capisco poco nella sua, diciamo, essenza. Quindi mi piacerebbe, in un'ottica propositiva, provare a trovare delle soluzioni per consentire, per esempio nel caso dei mercati, agli operatori dei mercati di poter, diciamo, svolgere regolarmente la propria attività, però nel massimo rispetto, diciamo, delle norme di sicurezza. Perché veramente non comprendo perché in alcuni mercati si possa fare, in altri no, ma magari questo è un mio limite, veramente. Questo lo chiedo a lei, che conosce sicuramente, grazie alle sue risorse umane, anche tutte le varie realtà territoriali. Quindi, diciamo, perché a Piazza del Giotto io ho visto una realtà serena, collaborativa, alcune delle sue risorse umane si sono anche soffermate, hanno apprezzato, hanno compreso, diciamo, e hanno fatto anche, appunto, delle osservazioni in maniera assolutamente positiva rispetto a come stanno andando le cose, e altri mercati non possono, diciamo, essere aperti perché
sinceramente mi interrogo e non riesco a comprendere il senso, soprattutto poi quando poi, come dicevo, magari il centro commerciale resta aperto e il mercatino chiude. Io questo francamente non riesco a comprenderlo, con tutti gli sforzi che faccio mi è oscuro e non riesco neanche a tradurre quindi a chi tra gli operatori dei mercati lamenta un atteggiamento, diciamo, come dire, un po' di braccino corto e braccino lungo da parte dell'amministrazione rispetto a quello che è un problema che neanche io riesco a comprendere. Quindi se in qualche modo voglio essere ponte e traduttore, diciamo, di una norma rispetto a quella che è poi la collettività, se non ne comprendo neanche io il senso, sinceramente è difficile che io riesca a tradurlo in termini positivi, magari aiutando anche chi cerca faticosamente di sbarcare il lunario. Posso leggere soltanto la parte dell'ordinanza, giusto? Perché visto che in data 10 marzo, e poi parlo il collega Volante. Visto che in data 10 marzo 2021 il commissario ad acta per le attività di supporto delle strutture sanitarie e ospedaliere insistenti nell'area metropolitana di Palermo per l'emergenza Covid-19, formalmente, tenuto conto dell'andamento epidemiologico della pandemia nei quartieri Zen e Aranella, ha chiesto al signor sindaco di valutare l'ipotesi di chiusura dei mercati. Cioè, il commissario straordinario per l'emergenza Covid ha rilevato che in questi due quartieri c'è un incremento dei contagi e quindi ritiene e suggerisce al sindaco di emettere un provvedimento di chiusura dei mercati rionali. Io non voglio difendere nessuno. Presso i mercati, cioè, come si fa a stabilire che è il mercato il veicolo del contagio? Io mi chiedo, diciamo, come tutte le istituzioni, perché qui non è che c'è la critica al sindaco per il sindaco, alle istituzioni che determinano questo processo. Come si fa a stabilire che il veicolo del contagio sia il mercato e non il centro commerciale? Attenzione, non è che ce l'ho con i centri commerciali. Il tema è dirimere la questione, perché non è che voglio che vengano chiusi i centri commerciali, anzi vorrei che diciamo si trovasse una soluzione per tutti. Collega Volante, prego. Sì, intanto buongiorno comandante, buongiorno a tutti. Io ritengo che noi non avremmo dovuto, diciamo, convocare il comandante, perché effettivamente quello che lui ci ha detto è esattamente corretto. Lui dice: io applico un'ordinanza e non è compito mio stabilire se politicamente l'ordinanza è corretta o non lo è, perché quella è, e io il mio dovere è quello di farla applicare e dare queste, diciamo, dare queste istruzioni ai miei perché venga applicata, e vengano applicate anche le sanzioni in caso di violazione. Però nell'ambito di un confronto che ci vede oggi, insomma, qui ad esaminare l'ordinanza, nonché il provvedimento emesso dal TAR, intanto bisogna vedere come è stato fatto il ricorso e cosa hanno chiesto i ricorrenti. Quindi, diciamo, il fatto che il TAR si sia pronunziato nel ritenere che non vi sia una sproporzione o comunque che non è un eccesso quello dell'ordinanza, sicuramente è una risposta ad un quesito posto da alcuni ricorrenti. Ma io vorrei andare oltre, perché rifletto su alcune cose che secondo il mio avviso invece vanno viste in un'ottica diversa. Certamente, certamente non c'è un collegamento, un nesso di causalità tra il consumo dell'alcol e l'espansione della patologia, del Covid, della pandemia. Non c'è un nesso di causalità. Il nesso di causalità si inserisce nel momento in cui l'alcol viene consumato per strada e diventa un momento di aggregazione. Quindi, diciamo che l'ordinanza avrebbe dovuto non vietare la vendita dell'alcol punendo e colpendo l'operatore economico già afflitto da numerosi svantaggi, ma avrebbe dovuto impedire l'utilizzazione e l'uso dell'alcol per strada. Quindi questa avrebbe dovuto essere, a mio avviso, perché è quello che ne determina l'espansione.
Detto ciò, dico, poi ovviamente non siamo noi a fare le ordinanze, noi possiamo commentarle, ma quelle sono e quelle vanno applicate. Poi peraltro è un'ordinanza, diciamo, che in un primo momento potrebbe apparire corretto quello che diceva la consigliera Figuccia, ma in realtà il succo dell'ordinanza è quello, è inutile che noi ci giriamo intorno. Il buon senso, sì, il buon senso è chiaro che non è nella discrezionalità dell'operatore poter andare a vedere se nel sacchetto l'alcol è destinato ad andare a casa o è destinato, ad essere utilizzato per strada. È chiaro, quindi, diciamo, che anche la polizia municipale o chi fa i controlli può avere un momento di, diciamo, di disagio, di dover multare, però quella è l'ordinanza. Detto ciò, è un fatto politico, come ha chiaramente detto. Per quanto riguarda il discorso dei mercati, sì, è vero che noi al sud i mercati li gestiamo in maniera, diciamo, maldestra, senza il rispetto di alcune, però è un'amministrazione che sta censurando se stessa, nel senso che sì, si sono susseguite numerose amministrazioni, però noi abbiamo sempre, diciamo, rispetto, facciamo sempre paragoni con altre amministrazioni del nord, con quelle più civili o con quelle, diciamo, che sono più brave di noi, ma non prendiamo mai gli esempi, nel senso che consentiamo che tutto vada come deve andare fino al momento in cui quello che, diciamo, emerge è poi che questi mercatini, così in maniera disordinata, in maniera, diciamo, poco accorta, poco disciplinata, comportano, e andiamo a punire poi anche l'operatore economico del mercatino, che in questo momento storico, a mio avviso, è quello più pregiudicato in assoluto. Cioè, noi alla fine dobbiamo valutare se il danno all'economia è maggiore rispetto al danno della pandemia. Quindi, secondo me, noi corriamo sempre ai ripari e abbiamo un'amministrazione che adotta provvedimenti che sono provvedimenti che nascono da una cattiva amministrazione. Cioè dire, il provvedimento che va a sanare l'incuria, che va a sanare il modo di gestire questi mercatini che sono stati tollerati, indipendentemente, non sto parlando di responsabilità sua, comandante dei vigili urbani, perché so che voi ne avete un migliaio meno rispetto all'organico che dovreste avere e i controlli sono impossibili, o quantomeno sono difficoltosi, però è pur vero che un'amministrazione attenta va a destinare le somme, va a destinare le proprie risorse per consentire che i servizi funzionino, e anche i mercatini, che sono un momento importante sia della tradizione, ma non solo della tradizione, ma anche dell'economia. La nostra è un'economia molto fragile, che si basa e si fonda su tutti questi operatori economici, diciamo, che stanno anche per strada. Quindi, a mio avviso, l'ordinanza, sì, io ritengo che entrambe le ordinanze vadano riviste dal punto di vista del danno economico che stiamo cagionando a questa terra già massacrata. Io non faccio altro che attenzionare e vedere che c'è un momento quasi di rivolta prossimo, indipendentemente da quello che si dice, che ma la gente è veramente stanca e vessata da provvedimenti che limitano assolutamente delle libertà, a mio giudizio, inviolabili. Noi siamo, tutto quello che stiamo vivendo è come se fosse paradossale, cioè mai avremmo potuto pensare che entrare in un supermercato e comprare una bottiglia da dover regalare a un amico potesse essere vietato dopo le ore 18. Cioè siamo passati a livelli di restrizioni tali che non si vedevano forse dai tempi dei regimi. Quindi io credo che noi abbiamo perso il lume della ragione su tante cose. Capisco la pandemia, capisco le difficoltà, però capisco anche che per rialzare tutta questa gente e risollevarsi economicamente ci vorranno probabilmente decenni. Quindi valutiamo bene il danno che stiamo facendo. Non è una censura contro i vigili urbani, che, ripeto, i vigili applicano quello che è l'ordinanza. Grazie. Presidente, se posso poi? Sì, prego, prego. Grazie. Allora, io
Voglio approfittare della presenza del comandante, però devo fare una piccola premessa che dico che sottoscrivo quanto ha detto il comandante. Il comandante riceve le ordinanze, le linee guida, se devono essere messe delle linee guida, vanno nei limiti dell'ordinanza, ovviamente non si può andare oltre. Condivido le ordinanze che vengono fuori, è una considerazione questa mia personale, che vengono fuori da un commissario, quindi da un tecnico che valuta l'impatto del virus all'interno del territorio della nostra città e specificatamente in alcune zone. Il virus che gira in quei quartieri della settima circoscrizione non è portato verosimilmente dai mercatari, ma dall'utenza che si reca nel mercatino. Ecco perché chiude quel mercato e non altri. Non è legato ai mercatari, ma è legato all'utenza. Io i mercatini, e poi penso, faccio un'ultima considerazione mia personale, ritengo che ci sono mercatini che si svolgono in spazi più ampi ed altri spazi meno ampi, determinando situazioni di rischio di contagio del Covid lì dove si svolge in spazi più ristretti. E come diceva il comandante, ci sono dei mercatini, forse la maggior parte, se non dire tutti, che si svolgono in spazi ristretti e quindi le condizioni di rischio di contagio verosimilmente sono più facili e più facile. È chiaro, meno gente c'è, meno spazi ci sono, chiaramente più contagi ci sono. E poi dico che l'utenza che c'è all'interno del supermercato non credo che sia la stessa che c'è all'interno di un mercatino, ma faccio, ripeto, una semplice mia considerazione personale. Non sono né il commissario, condivido l'ordinanza, soprattutto la condivido dopo che dei magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale si sono espressi in maniera eloquente, come ci ha letto il comandante. Dico, fatta questa mia breve premessa, invece tengo a rappresentare al comandante una questione che riguarda la sua posizione. Non l'ho chiamato, non l'abbiamo chiamato qua per commentare un'ordinanza, altrimenti gli abbiamo fatto perdere del tempo al comandante che sicuramente ne avrà poco a disposizione. Però io gli chiedo e mi faccio un passaggio rispetto ad un suo ragionamento, quando lui mi dice: lì al nord abbiamo delle verifiche, il personale, l'utenza che entra al mercatino gli viene misurata la temperatura. Chiaramente, se mi dice così, è chiaro che qui non viene fatto, e questa è una condizione di rischio che si svolge, che si manifesta all'interno del mercatino. Io le chiedo questo, comandante. Io dagli organi di stampa ho appreso con entusiasmo, dico, ho ripreso la questione ieri in un'intervista in un emittente locale, sulla questione dei percettori del reddito di cittadinanza da utilizzare nei mercatini. Ecco, lì ci possono dare una mano nel mantenere le distanze. Io immagino, come lei diceva, che non ha tanti uomini e mezzi da poter dislocare nei vari mercatini della città. Però io le chiedo se lei è a conoscenza del fatto che l'amministrazione, perché è chiaro che se ci saranno dei percettori del reddito di cittadinanza che svolgeranno le loro attività, il loro supporto all'interno dei mercatini, dovranno farlo in coordinamento con la Polizia Municipale. Quindi se lei è informato rispetto al possibile avvio di questa attività che ci darà sì lì una mano nel mantenimento della distanza, nel prendere la temperatura all'utenza, nel filtrare anche l'utenza che entra all'interno del mercatino. Cioè, io faccio un esempio, non sono un tecnico, non mi sostituisco, non mi voglio assolutamente sostituire, posso pensare che nel mercatino di Viale Francia non possono entrare più di 200 utenze, di 200 persone, di 200 cittadini. In tale ottica è previsto qualcosa rispetto alla programmazione, visto che l'amministrazione ha anche annunciato a mezzo stampa un'iniziativa del genere? Se lei ne ha conoscenza di questa cosa, io sarei contento. Ecco, lo dico da cittadino, vi sono contento, così come ho appreso che mi pare che il mercatino di via Guido Jung riprenderà l'attività normalmente, non me l'ha citato fra quelli esclusi. Quindi io le chiedo questo, dico, lo investo direttamente rispetto a quello che sono le sue competenze. Grazie. Io quando riferisco ai mercati del nord Italia, mi riferisco a quei mercati che sono in aree circoscritte,
i mercati rionali cittadini sono mercati che si sviluppano nelle strade, quindi hanno vari punti di ingresso. Questi vari punti di ingresso dovrebbero essere tutti presidiati, dovrebbero essere chiusi con delle transenne. Dico, ci sono delle grandi difficoltà nel gestire il mercato rionale. Dico, noi facciamo un'attività che è di controllo delle autorizzazioni, di controllo dell'uso della mascherina, di controllo delle licenze. È evidente che poi, la nostra è un'attività di polizia, la nostra non è che è attività di gestione del mercato rionale. Perché se vedete i regolamenti, bisogna vedere il regolamento dei mercati rionali. Il regolamento dei mercati rionali ancora credo che sia in, non so se è in consiglio comunale, adesso mi sfugge perché ho delle vecchie, reminiscenze su questa cosa, ma sulla domanda specifica non ho notizia che i percettori di reddito di cittadinanza debbano collaborare con la Polizia Municipale. E vi dico una cosa, mi auguro che non sia così. Perché andare a gestire anche del personale che non è nell'organico della Polizia Municipale, mi creerebbe non pochi problemi. Noi in questo momento riusciamo a macchia di leopardo a essere presenti in determinati mercati. La consigliera parlava del Galileo Galilei. Il Galileo Galilei, noi ci siamo sia al Galileo Galilei che a quello Reto, poi magari ci spostiamo in altri mercati. Però teniamo conto di quelli che sono i mercati più grossi. Un mercato da 150 stalli, ma è una piccola città, è un paesino, con tutto l'afflusso di gente che va lì. Dico, notizie non ne ho. I mercati palermitani si snodano in strade che sono difficilmente controllabili, perché vanno presidiati tutti questi ingressi. Non è che è un rettilineo per cui metti una pattuglia all'inizio, una pattuglia alla fine del mercato, ne entrano 20, quando ne escono 20 dall'altro lato, quello deve dare la comunicazione all'ingresso che ne sono usciti 20. Nel frattempo si fa l'assembramento, però davanti l'ingresso, perché là ci saranno persone in attesa di entrare. Vedete, non è che è facile. È come dire, sulla carta possiamo scrivere tutto, ma l'importante è poi che lo attuiamo, tutto quello che scriviamo. Per quanto riguarda il mercato di via Jung, è confermato, consigliere Susino. Ah, quindi quello è sospeso. Poco fa non l'aveva letto, no? Ecco, lo chiedevo così, diciamo. Non ho detto Jung, ma l'ho chiamato in altro modo, Don Orione. Ah, ecco. Va bene, quindi non abbiamo notizie, perché c'è stata una dichiarazione a mezzo stampa rispetto ai percettori di reddito di cittadinanza manifestata dall'amministrazione, lì dove possono dare questi una mano nella gestione del mantenimento del distanziamento sociale. Ecco. Immagini quante transenne ci vogliono poi, tra l'altro, consigliere Susini, perché dovremmo, chiudere il mercato con le transenne. Lo so, però poi è qua e vado un attimino a quello che diceva il collega Volante. 25. Perché se noi poi non siamo in grado di organizzare, poi il rovescio della medaglia significa non farglielo fare. Io ritengo che comunque il mercatino ha una valenza sociale nel territorio, anche una valenza economica per i mercatari, ovviamente. E quindi, insomma, sotto questo profilo dobbiamo cercare in qualche modo di venire incontro, però poi arriviamo alla chiusura, ecco, e quindi ovviamente non sono un'autogestione del mercato rionale, con un'autogestione del mercato rionale per cui loro se lo puliscono, loro se lo controllano, loro se lo no, è un'ipotesi che sto lanciando lì come suggerimento. Dico, un'autogestione potrebbe anche essere esimerebbe nel senso che alleggerirebbe l'amministrazione comunale magari di transenne, di bagni chimici, di controllo agli accessi con gli steward, come avvengono in altre parti in questo momento. A Verona ci sono gli steward, per esempio, che sono un accordo fatto
con i mercati, con i mercatari del mercato di Verona, che non vedo cosa hanno in più rispetto al mercataro di Palermo, voglio dire. Ecco, assolutamente niente. Quindi un'ipotesi di gestione e di autoregolamentazione anche del mercato rionale da parte di questi commercianti, voglio dire, potrebbe essere un'ipotesi. Dico, ma la butto lì. È una notizia, ovviamente, il fatto che lì io preferisco, per esempio, da cittadino, sotto un ragionamento complessivo, e anche da politico, dico, preferisco avere gli steward e non chiudere il mercatino. Dico, il danno è più grosso sotto quell'altro profilo, ecco. Però ovviamente è una mia considerazione, ecco. Va bene, io per me ho completato. Grazie, comandante, io la ringrazio, comandante, sempre della la sua... ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua presenza, e anche naturalmente ha dato una mano a comprendere nello specifico l'utilizzo di queste ordinanze e di come le abbiamo applicate. Grazie a voi per l'opportunità di chiarire quello che facciamo. Siamo sempre disponibili alle vostre richieste. Vi auguro un buon lavoro. A lei, comandante, una buona giornata. Buona giornata. Allora, abbiamo la segretaria, ha detto che in questo momento non era in grado di verbalizzare perché aveva un problema tecnico al PC, me l'aveva detto inizialmente, quindi noi la seduta la chiudiamo alle 11.56 e poi il verbale lo approviamo domani mattina, d'accordo? Ottimo, per me va bene. Ci vediamo domani, arrivederci. Ciao. Arrivederci, buona giornata a tutti. Buona giornata, arrivederci.